È il momento di Advisory Update, diamo voce all'interno di questo spazio alle imprese italiane e le eccellenze italiane in qualche modo e in questo modo, in questo senso diamo il benvenuto ad Alberto Viano, amministratore delegato di Lease Plan Italia. Alberto, grazie per essere qui con noi e buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da... Non dico che è una domanda banale, ma da qualche parte bisogna cominciare dato il contesto, insomma, che ci riguarda un po' tutti quanti. E allora da, insomma, rappresentante di un'impresa importante in Italia, come vede la situazione economica del nostro paese? Si parla tanto di ripresa, insomma, che tarda un po' ad arrivare, anche in maniera ragionevole, nel senso che ci sono tanti punti interrogativi ancora da risolvere. Da questo punto di vista le chiedo anche se, dal suo punto di vista, ci sono dei suggerimenti per una ripresa, appunto, dell'economia italiana, in aggiunta a quelli al centro del dibattito, sostanzialmente, che vediamo e che leggiamo ogni giorno. Prego, Alberto. Buongiorno e grazie anche alla domanda. La domanda è interessante ed è chiaramente la domanda che per noi è al centro del nostro interesse, della nostra pianificazione. Siamo alla fine di un anno molto particolare, all'inizio di un nuovo anno, e chiaramente la pianificazione che stiamo facendo ci richiede di avere un'idea su quella che è oggi la nostra economia, su che cosa possa succedere, quali siano gli scenari da attendersi e quali siano le opportunità da cogliere. E devo dire, in generale la nostra percezione è che l'economia italiana abbia dimostrato, almeno fino ad ora, una robustezza superiore a quella attesa, anche a fronte di, Tito Boeri, misure di restrizione, che possiamo chiamare lockdown per semplificazione, molto più dure rispetto a quelle che ci sono state in economie comparabili alla nostra. Per cui l'Italia ha sofferto di più per una maggiore severità, o come dicono, secondo me con termini non proprio appropriati, durezza delle misure di lockdown, ma allo stesso modo il rallentamento o l'arresto che c'è stato effettivo addirittura durante il primo lockdown della produzione industriale e poi dei servizi ha ripreso con una vitalità molto superiore a quella attesa. Vorrei dire, ha ripreso con una vitalità, io credo, molto animata dalla ostinazione degli imprenditori italiani che non demordono. In molti casi hanno probabilmente molto accelerato la ripresa delle attività anche nelle fasi, diciamo, di primi allentamenti del primo lockdown. Per cui, per ricapitolare, abbiamo una situazione sicuramente critica, ma abbiamo misurato una vitalità di larga parte dell'economia italiana superiore a quella che si credesse si potesse osservare, diciamo, in una situazione neutra. Per cui questa terribile prova del Covid e dei lockdown conseguenti in realtà ci ha dato una misura di un'economia che, seppur è vero che ha il grosso problema di non crescere, ha in ogni caso delle aree molto forti e una vitalità, una capacità di ripresa che non conoscevamo. Beh, insomma, a proposito di aree e di settori, io andrei nello specifico a parlare del settore di cui si occupa Lease Plan Italia, e quindi nel settore automotive, che è un po' il vostro mercato, nonché di mercato di riferimento, nonché quello del noleggio e della mobilità. Insomma, il momento che stiamo vivendo su questo settore, che peraltro, insomma, riguarda anche indirettamente, anzi molto da vicino, l'argomento delle borse, dei mercati e della finanza che raccontiamo qui sulle fonti TV ogni giorno. Prego, Alberto. Beh, sicuramente il nostro settore, che è capital intensive e che, se vogliamo, uno dei settori che è stato più capace di portare investimenti dall'estero in Italia, se vogliamo investimenti in auto, ma guardando oggi ai principali player nel mercato, sono, con l'eccezione del principale costruttore italiano e della sua captive, sono società multinazionali e che hanno capacità di attrarre capitale anche dall'estero in Italia. Quindi questa è la prima nota. Per quanto riguarda il nostro settore, io credo che il nostro settore stia vivendo una fortissima accelerazione, e io ricordo che siamo usciti già dalla prima crisi in fortissima accelerazione, e questo è determinato dal fatto che noi siamo grandi società che si sobbarcano una grande quota di risk management in una transizione tecnologica.
Per cui, per rendere un po' più semplice, effettivamente prima del Covid uno dei grandi temi di attualità era l'uscita del diesel e la grande battaglia contro il diesel, alle volte devo dire non troppo sostanziata da fatti, sì. Ma sicuramente l'uscita dal Covid anche con i sussidi che sono stati consentiti, sono stati erogati, sono stati predisposti per le auto a emissioni zero o a bassissime emissioni, per cui ibride e ibride plug-in, ha dimostrato che anche il mercato dell'auto verrà cambiato in modo probabilmente permanente dopo quest'anno, a favore di vetture con tecnologie diverse, perché con tecnologie batteria, full hybrid, hybrid plug-in e auto elettriche a batteria, le cosiddette BEV, che stanno crescendo in modo più che proporzionale rispetto a prima della crisi. Qual è il ruolo del noleggiatore oggi? Oggi il nostro ruolo è sicuramente quello di rendere disponibili queste vetture che hanno un costo chilometrico più basso, un valore di investimento però più alto, e per cui ci si rivolge più volentieri a un soggetto che consenta di non avere il picco di investimento al momento della sostituzione. Il secondo elemento è che c'è incertezza su quale sarà la tecnologia finale, ammesso che si potrà parlare ancora di modelli di questo tipo. Io non credo che avremo la tecnologia dominante, credo che avremo un mix di tecnologie che avrà anche ancora una quota di termico per certi utilizzi per i prossimi 10 anni, e il punto è quella di poter trasferire anche il rischio di obsolescenza della tecnologia su un soggetto che sia particolarmente capace di gestirlo, che è quello che le società di noleggio a lungo termine e Risplan prima di tutte a livello globale, visto che siamo leader, ha dimostrato di saper fare molto bene, dando alle vetture 1, 2, 3 cicli di vita differenti per diversi tipi di applicazione, e quindi rendendo alla fine anche l'impatto ambientale dell'utilizzo delle vetture inferiore rispetto a quello dell'acquisto e della detenzione della stessa vettura magari per 10-12 anni. Ha elencato una serie di potenzialità, insomma, delle auto elettriche che inevitabilmente ci conduce in quella direzione, e dicevo, insomma, che noi parliamo indirettamente di auto elettriche durante le nostre dirette citando materiali importanti per la realizzazione come il rame, come l'argento, insomma, materiali utilizzati per la costruzione di auto elettriche che sono un po' il futuro, così come anche la rivoluzione energetica che è effettivamente in atto. Ci sono anche dei limiti, alcuni forse li ha già citati, insomma, nel suo ragionamento. Insomma, la domanda è, appunto, auto elettriche danno solo vantaggi o, insomma, al momento bisogna considerare anche determinati aspetti, così, insomma, non propriamente positivi, che poi magari verranno superati col tempo, però, insomma, life is now, cioè pensiamo all'adesso. Beh, io direi in realtà oggi l'auto elettrica fa fatica a dare un'immagine tanto aggiornata quanto è rapido l'aggiornamento tecnologico. Per tradurre in altri termini, oggi forse la maggior parte di noi italiani trova sul mercato un'auto elettrica con caratteristiche che lo sorprendono. Noi ovviamente ci occupiamo di auto a livello professionale, per cui siamo costretti ad essere più aggiornati, e noi abbiamo fatto due calcoli, un primo che è un cost index e che ci dice che sopra i 20.000 km un'auto elettrica già costa di meno di un'auto termica, pur avendo un valore di investimento più alto, proprio per il ridotto consumo di idrocarburi, molto ridotto consumo di idrocarburi, zero il consumo di idrocarburi a seconda del mix elettrico con cui la nazione poi produce l'elettricità che mette a disposizione, e per anche un comportamento completamente diverso a livello di fabbisogno manutentivo. Per cui ha dei limiti l'auto elettrica? Sicuramente sì, e sono i cosiddetti limiti di minore autonomia e di maggiore investimento iniziale. Per il maggiore investimento iniziale la soluzione è pensare diversamente all'auto, per cui concentrarsi sulla mobilità e concentrarsi su chi può dare l'auto come un servizio, e credo che non sia il mio interesse di uomo di azienda che mi fa parlare in questi termini, ma mi sembra evidente che ci sia uno spostamento, come dicono gli inglesi, tra ownership e usership. E il secondo elemento è effettivamente quello del range. È senz'altro vero che per fare un viaggio, parlo del viaggio che in Italia è un po'
emblematico da Milano a Roma non si fa con una ricarica, mentre si fa con un pieno di gasolio. Questo è vero, per questo però ci sono sia costruttori di auto, non le cito, che hanno costituito e costruito un'infrastruttura di ricarica già oggi pienamente operativa, che consente con una sosta di mezz'ora di fare il viaggio completamente, e sia iniziative, tra cui ci mettiamo anche Risplan, che a gennaio senz'altro lancerà la sua iniziativa per dare la cosiddetta continuità tra Milano e Roma, e utilizzeremo un termine, probabilmente qualcosa di simile a un ponte elettrico, proprio per togliere l'ansietà di autonomia e consentire che le auto elettriche possano essere utilizzate anche per gli spostamenti di lungo raggio. Aggiungo che oggi sui 250-300 km al giorno si possono percorrere senza fare soste con moltissimi modelli elettrici, e che il numero di modelli elettrici sta crescendo a una rapidità veramente importante. Per quanto riguarda l'utilizzo di risorse, se posso, così chiudo il punto. Prego. E chiudo il tema, sappiamo che nelle batterie sono utilizzate risorse naturali, terre rare di non larghissima disponibilità. Noi ci preoccupiamo della sostenibilità, per cui cerchiamo di selezionare costruttori che abbiano una sostenibilità in tutta la catena di produzione delle auto, e devo dire che i costruttori in questo hanno un grande senso di responsabilità. Il secondo elemento che è molto interessante è che noi queste auto le metteremo a disposizione di utilizzatori intensivi per i primi 3-4 anni di vita, poi torneranno indietro a noi, le potremo mettere a disposizione di ulteriori utilizzatori relativamente meno intensivi, cioè quando queste auto passeranno magari dai 400 km ai 370 km di autonomia, non cambierà sostanzialmente, costeranno molto di meno e saranno ulteriormente a disposizione, e possiamo considerare che per 10 anni queste auto saranno disponibili. E rispetto alle auto che abbiamo oggi, tra 10 anni queste auto saranno comunque a zero emissioni. Per cui il tasso di sostituzione, quando avremo una flotta a zero emissioni, non sarà più così accelerato da nuove norme sulle emissioni, proprio perché le auto saranno a zero emissioni. Io credo che poi arriveranno anche certificazioni di efficienza energetica, ma già oggi le auto elettriche hanno un'efficienza energetica superiore al 90%, per cui lo spazio per migliorare l'efficienza sarà basso. Ci sarà sicuramente un'evoluzione tecnologica, ma oggi un'auto elettrica si può pensare che abbia una vita residua di 10 anni e che poi quella batteria verrà riciclata, e ci sono consorzi che si stanno costituendo per il riciclaggio delle batterie, o verrà utilizzata non più per uso automotive ma per uso statico, dove avrà una vita residua di ulteriori 20 anni, perché in effetti la perdita di performance c'è ma è minima, può avere un impatto sull'autonomia di un'auto, se invece hanno una funzione di batterie tampone e non una smart grid possono ancora avere veramente una vita residua di 20 anni. Per cui anche l'impatto ambientale in realtà di un'auto elettrica in un ambiente favorevole all'auto elettrica, è quello che dico, facciamola giocare in casa l'auto elettrica, in realtà consente anche di avere un minore impatto proprio in termini della produzione industriale e dell'utilizzo di materiali anche delle terre rare. Chiaro e interessante anche il ragionamento che stiamo facendo con Alberto Viano, amministratore delegato di Risplan Italia. Mobilità, restiamo su questo tema perché è una delle novità, diciamo così, che ci ha portato l'epidemia, in qualche modo ha accelerato, come spesso ci capita di usare questa espressione nei confronti di alcuni fenomeni già in via di sviluppo. Mi riferisco alla micromobilità che, e qui torno da lei Alberto, può essere una soluzione per rendere più funzionale la mobilità, appunto, soprattutto nelle grandi città, ovviamente. Prego. Beh sì, la micromobilità è stato sicuramente un altro dei mega trend fortemente accelerato da questa pandemia, perché è chiaro che tutti siamo meno disponibili a prendere i mezzi pubblici in questo periodo. Eh sì. Perché i mezzi pubblici naturalmente, per quanto si rispettino tutte le norme, comportano una maggiore vicinanza e la sosta in ambienti con ventilazione magari non super efficiente e chiusi. Tant'è che non so se che esperienza magari diretta ha avuto lei, ma quando, insomma, io qualche conoscente che ha contratto il virus e che sta bene, insomma, e che non ha avuto grossi problemi da questo punto di vista, alla domanda come ti è capitato,
spesso rispondono: guarda, non ne ho idea, può essere, indicano sempre l'utilizzo dei mezzi pubblici, perché insomma, a fronte di situazioni magari poco facilmente leggibili, insomma, su dove poter contrarre il virus, ecco che l'idea più immediata è quello dei mezzi pubblici. Quindi, insomma, va incontro al ragionamento che sta facendo. Mi scusi, l'ho interrotta. No, 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 è un ragionamento di grande efficacia, nel senso che è quello che abbiamo immediatamente pensato anche noi, e l'abbiamo pensato noi ascoltando i nostri clienti e vedendo i nostri dipendenti, cioè non venivano in ufficio, pur avendo gli uffici degli standard di sicurezza che a casa ci sogniamo, ovviamente, ma non venivano in ufficio perché il problema poteva essere chi non poteva magari permettersi di venire in auto perché non ha parcheggio, per questo, per quello. Per cui è stato molto importante raccogliere le loro sollecitazioni e avere anche, in realtà la stavamo già preparando noi più con un'ottica di abbattimento delle emissioni, quell'ibridazione che abbiamo fatto tra auto termica e mobilità elettrica con il monopattino elettrico che ha funzionato moltissimo in primavera e in estate, dove ha consentito effettivamente di avere uno strumento di mobilità individuale totalmente sicuro da un punto di vista di contagio. Nel caso nostro direi sicuro anche da un punto di vista dell'utilizzo, perché ci siamo preoccupati di estendere subito l'assicurazione, le assicurazioni che ci sono sull'auto anche sul monopattino, e il punto è stato quindi nascere con un monopattino elettrico. Questo ci ha aperto molto sull'interesse grandissimo alla mobilità individuale che aziende e utilizzatori, per cui anche privati, hanno, e ci ha portato quindi a sviluppare, e questa, diciamo, chiudiamo l'anno noi con un pacchetto di offerte anche su microcar elettriche. Ovviamente noi le microcar non le abbiamo mai fatte e non credo che le faremo termiche, ma mentre le microcar elettriche hanno esattamente questa caratteristica di avere bassissimo o nullo impatto ambientale, altissima sicurezza e possibilità di essere più sicuri per sé e per gli altri, perché si riduce tantissimo la frequentazione di mezzi pubblici, che se è vero che sono stati il grande cavallo di battaglia per abbattere le emissioni, a cui noi pure crediamo, allo stesso modo è vero che per la nuova sensibilità che avremo, che questa penso che permarrà anche dopo i vaccini, dopo che avremo superato questa terribile emergenza del coronavirus, io credo che ci sarà comunque una maggiore consapevolezza e piacere di poter viaggiare senza dare un impatto ambientale, però in modo individuale, avendo maggiore libertà e una sicurezza totale dal punto di vista di poter contrarre contagi di qualsiasi sorta. Tanto la nostra chiacchierata, insomma, sta generando anche discussione, tra i nostri telespettatori. C'è chi ricorda, insomma, che è in via di sviluppo l'utilizzo e diciamo il progetto di una mobilità con l'idrogeno, che sicuramente è un tema attuale. C'è chi invece ricorda come ci si orienti, insomma, sul mercato, su XPeng, su NIO e magari non su Tesla, su Ford, Fiat e BMW. Questi sono evidentemente magari i movimenti degli investitori. Insomma, c'è dibattito anche tra chi ci segue da casa. Un'ultima domanda, Alberto, che riguarda come avete vissuto più da vicino, insomma, questa fase di lockdown, come viene vissuto questo periodo di convivenza con la pandemia che speravamo potesse interrompersi dopo l'estate, che invece abbiamo ritrovato in maniera piuttosto forte. Immagino che si arriverà a parlare di smart working, che ha cambiato in qualche modo il nostro modo di vivere, insomma, non solo di lavorare, l'abbiamo già detto, meno persone che si recano al lavoro, restano nei giorni lavorativi appunto nei quartieri residenziali, che quindi tornano ritrovano nuova linfa sostanzialmente. I centri storici magari si svuotano con il turismo, insomma, che viene meno, che si è fermato, anzi non che viene meno. Insomma, i cambiamenti non mancano. E allora, per chiudere la nostra chiacchierata, un paio di minuti, Alberto, come da vicino state vivendo questo momento voi di LeasePlan Italia? Beh, abbiamo fatto una grande esperienza sul primo lockdown e devo dire che grazie anche alla sensibilità e intelligenza dei nostri clienti, oltre che dei nostri dipendenti, abbiamo avuto impatti ridottissimi. Siamo stati in grado di portare il lavoro da remoto. Avrei qualche perplessità su chiamare smart working quello che abbiamo fatto ad aprile. Vorrei
vorrei che tutti noi fossimo un po' più critici e pretendessimo di più da tutti noi. Smart working è una cosa diversa. Noi siamo stati in grado di remotizzare il lavoro al 90% e oltre del nostro team, sì. E quindi di portare di fatto le persone a poter lavorare da casa, a poter rispettare le norme strettissime del primo lockdown. Abbiamo imparato moltissimo durante il primo lockdown, abbiamo molto potenziato, sovrainvestito sulle nostre tecnologie. E sul secondo lockdown abbiamo fatto un grandissimo investimento sugli uffici per rendere gli uffici smart, perché smart working vuol dire avere una combinazione di possibilità per poter lavorare in modo agile e super efficiente, e quindi abbiamo messo anche a disposizione i nostri uffici. Cioè la grande differenza tra lockdown 1 e zona rossa 2 è stato che anche a Milano abbiamo sempre mantenuto aperti gli uffici per le persone che dovessero o volessero andare a lavorare in ufficio, con condizioni di sicurezza su cui abbiamo sovrainvestito, per cui abbiamo sicuramente preso una consapevolezza diversa sulla qualità dei nostri impianti di areazione. Abbiamo dotato tutti di mascherine, abbiamo messo una distanza chiara e da rispettare su tutti i posti a sedere, abbiamo provvisto gel e sanificazioni periodiche, e questo ha consentito a Risplan, e a questo punto diciamo passato quasi un anno, non possiamo dire, di non dover affrontare casi di contagi all'interno dell'organizzazione. Nel senso, abbiamo avuto anche sempre persone così responsabili che ai primi sintomi di malattie che possano aver contratto al di fuori non si sono neppure recati in ufficio, e quindi voilà, siamo riusciti anche ad avere da questo punto di vista un impatto, diciamo, sulla produttività aziendale molto minore probabilmente rispetto a quello di altri business. Io devo dire, ringrazio molto anche i nostri clienti perché ci hanno capito nella nostra magari non prontissima capacità di rispondere durante il primo lockdown, e hanno continuato a elaborare proposte perché noi poi potessimo dare prodotti di mobilità che si attagliassero di più a quello che è l'economia in fase di possibili lockdown e di maggiore smart working. E aggiungo anche che è un po' uno stimolo che facciamo a tutti noi. Chi di noi negli ultimi mesi non ha fatto una video phone conference dall'auto? In effetti anche l'auto potrebbe essere, e io credo che sarà, ovviamente limitatamente a certe condizioni, anche se uno spazio per poter essere smart e poter fare smart work. E allora complimenti a Risplan Italia, e grazie ad Alberto Viano, amministratore delegato di Risplan Italia, per essere stato qui con noi e per aver condiviso insomma la vostra esperienza. Buon lavoro e a presto. Grazie, grazie mille, spero di incontrarvi presto ancora. Grazie ancora ad Alberto Viano, ci fermiamo, break pubblicitario, al rientro, tavola rotonda, avete già mandato qualche domanda, c'è una sorpresa per voi, e allora rimanete in nostra compagnia.